Amiche, buona domenica a tutte. Come avete passato la settimana? Spero super bene. Allora, milioni di cose da dirvi come al mio solito. Si inizia con tantissime cose, anche da farvi vedere, eh? Anche da farvi vedere. Allora, si riparte alla grande. Sono contenta perché dico sempre, si parte alla grande, si parte alla grande. Ho questa euforia di iniziare e con tutte le idee che ho in mente, che sono tantissime, allora ho dovuto scrivere qualcosa. Ah, non ho preso il filato, va bene. Poi, insomma, ve lo dico, oppure andate a vedere il video che vi lascio sotto, che ho realizzato venerdì con i diversi filati. Adesso qualcosa vi faccio vedere ora. E questa settimana mi sono un pochino concentrata sui punti, ve l'avevo detto, sui punti, su alcune cose da fare. Che tutto quello che poi sarà per settembre, quando inizia, diciamo, la stagione piena, io ho già fatto quello che dovevo perché dopo non c'è tempo, bisogna, insomma, sì, uncinetta a go-go e non c'è tempo poi tanto di riflettere, almeno io non ce l'ho perché con 4 video settimanali ci sarà qualcosa di più. Allora, ho ricevuto tantissime email, super contento. Ho visto che vi siete scritte in tante, sia nel gruppo e sia nel mio blog. Sono felicissima, vi siete scritte in tantissime. Sono super contenta perché poi ci saranno delle novità anche con la newsletter e tutto quanto. Va bene, spero che tutto il lavoro che ho fatto quest'estate con 40 gradi, con progetti leggeri, insomma, non mi sono. Diciamo, ho fatto progetti troppo lunghi, mi sono dedicata ad altro. Sono contenta perché poi alla fine, insomma, i frutti ci sono, ci sono. Allora, dico sempre allora perché da dove parto? Da dove parto? Da dove inizio a dire le cose? Poi sono contenta perché l'email che mi avete insomma inviato, Giovanna, ma le farai ancora amigurumi? Mi avete inviato le foto. Chi dice mio nipote sta aspettando la tartarughina? Allora, io stavo iniziando un progetto che io ho fatto io abbastanza lungo e che insomma lunedì avevo pensato domani, però con questi mail che mi avete inviato ho lasciato in sospeso perché ho iniziato. Dei progetti ho lasciato un po' in sospeso, come quello del punto Granny, no? Con gli esagoni, l'ho lasciato un attimo in sospeso, ho avviato alcune cose. Infatti volevo prendere poi il filato, quello Arlecchino, qua davanti a me non l'ho preso, poi alla fine va bene, senza che mi alzo, andarlo a prendere, andare sempre a vedere il video, lo vedete sempre con il punto, perché con il punto Zen ho fatto quel giacchetto che non era un giacchino, doveva essere un bolero, diciamo un coprispalle corto, che è rimasto così, cioè manca una manica e così resta probabilmente, non lo so che mi è successo, lo prendo e mi annoia, ma non il punto perché l'ho avuto troppo sotto gli occhi, ci proverò, avevo promesso sì lo finisco, ma poi a me, dopo un po' se mi dà noia, io devo variare, no? Allora ho pensato, ho detto vabbè, facciamo lo stesso punto, lo mettiamo con il filato Arlecchino che ho amato tantissimo lo scorso inverno. Questo filato è ancora disponibile su filati discount e con confezioni da 500 grammi. Ho il color melograno, mi ricordo tutto. Mi piace veramente tanto lavorarlo, mi rilassa. Mi piace, per cui insomma devo giusto cambiare un pochino le misure, perché quello è un punto, quello vi devo dare le misure precise, perché quando poi andate a svilupparlo, indossato toglie dei centimetri e io devo cercare di trovare una proporzione, cioè è 60 centimetri, dovete sapere che indossato poi alla fine potrebbe essere su circa 47 centimetri. Devo trovare la proporzione poi in percentuale. E questa cosa mi piace, sto facendo la prova per poi disfare tutto, prendere di nuovo le misure e vedere se coincide come l'ho pensata, ok? Ci vuole la matematica, ci vuole. Comunque lo faccio io per voi, lo faccio io per voi. Allora, domani indecisione, perché se voi mi dite per mio nipote, io come posso non fare la tartaruga amigurumi per domani? Sono un po' tra così combattuta tra il poncio, lo sposto per venerdì, eccetera. Volevo cambiare il giorno per l'amigurumi, ma fino alla fine
di agosto lascio la programmazione un po' così perché ancora fa caldo. Come vedete, ancora capelli legati. Non ce la faccio a registrare con i capelli sciolti, ve lo dico, stanno proprio, non ci riesco. Pure quando esco io non porto mai i capelli in questo modo, assolutamente, ma siamo tra amiche, siamo in casa e li leggo. Però quando esco sempre i capelli sciolti, una pazza scatenata, fa un caldo, casomai ecco, metto una piccola gota da una parte, però non esco mai con i capelli raccolti dietro, non lo so perché non ci riesco. Però tra amiche fa caldo, dopo non registro, so proprio che mi manca l'aria dopo. Ancora fa caldissimo e oggi insomma dovrebbe toccare di nuovo i 37 gradi. Allora, questo, allora vediamo un po' che c'ha il suo dritto rovescio. Questo è un piccolo poncho. Adesso vi faccio vedere solo una parte. C'è il filo, vabbè, c'è il filo che devo togliere. Allora, questo va fino sotto, diciamo alla vita, sotto al seno. Poi devo mettere, va fino alle maniche, ai gomiti circa. Adesso è finissimo, leggerissimo, eh? Allora, io ho fatto il secondo pannello, lo sto provando se puoi fare uno scollo davanti, se tiene bene, perché poi ho paura che davanti poi mi cede troppo. Sto vedendo un attimino, e se no devo fare lo scollo a V, ma doveva essere abbastanza corto perché sennò poi ci scende dietro. Insomma, stavo un attimo, devo un attimo capire. È terminato e lo devo cucire. E anche se lo scollo non l'ho fatto, ho provato a togliere due tre righe, ma non sta benissimo, non mi piace. Allora, questo, come vedete, cambia proprio la tutti i punti, da un punto più aperto sotto e più chiuso sopra. Sono un po' ispirata a un poncho di, adesso non mi viene il nome, va bene, comunque poi ve lo scrivo sotto. E poi metterò le frange tutte sotto, metterò le frange. Leggero, perfetto per il cambio stagione. Possiamo variare le misure, lo possiamo fare in lungo, lo possiamo fare ancora, possiamo variare, insomma. Qui un progetto super semplice, leggero, col sermione, facilissimo, super facile, color petalo, eccolo qui. E mi piace tantissimo. Questo è un filato veramente molto bello, molto leggero. Con questo ho realizzato anche il punto granny. Stavo pensando, si sente, qui ne passo tantissime perché sono vicino poi a, ho le finestre aperte. Allora, stavo dicendo, mi dispiace tantissimo, si è fermata anche qui, poi oltretutto. Vabbè. Allora, e vi volevo far vedere questo scialle. Stavo sistemando l'armadio perché oltre che io, beh, creo, lavo, piego, metto via. Ecco, viene mia sorella, l'altra mia sorella, Katia o Stefania, mia madre, mi porti quella borsa, mi piace. Alcuni giacchini come il giacchino jeans l'ha preso mia madre, gli è piaciuto tantissimo con il filato arlecchino, insomma molte cose, insomma sono loro che se le distribuisco, ecco. Il resto, questo avevo messo da una parte, ho detto ma che cos'è questo scialle, ma è spettacolare, ma l'ho fatto io, mi piace, mi faccio i complimenti da sola, io non me li faccio mai. Mai, ma questo scialle mi piace e ve lo voglio perché è rifinito. Cioè, perché di solito, parliamoci chiaro, può succedere che si fa un tutorial che non è proprio un granché. Cioè, nel senso, ma ti sei impazzita. Nel senso, ci sono delle cose che tu le pensi, le fai, le indossi, fai la foto, dopo 6 mesi la guardi e dici, ma perché l'ho fatta? Non mi interessa più, no? Questo scialle uguale, l'ho fatto, pulito, l'ho lavato, sistemato, piegato e messo nell'armadio. Stavo sistemando, togliendo alcune cose e ho visto questo scialle. A parte il luccichi, che in una maniera io non riesco a farvelo vedere. Va bene, questo è un filato, è il super, si vende a matassina. Eccolo qui. Ma l'ho rifinito, beh, ma non perché gli altri non li rifinisco. Mi è piaciuto proprio. Quando l'ho visto ho detto ah, questo
Questo sopra un vestito non è male. Io che non adoro scialle, per quello mi sono rimasta. Anche la rifinitura sopra, e molte voi l'avete fatto, vi lascio il link sotto. Ma adesso faremo in modo, guardate questo, no? Lo mettete in questo modo e di dietro ve lo fate annodare. Lo mettete lo scialle al contrario, sopra un vestito. Adesso che io ho la maglia e va bene, ma sopra un vestito lo appoggiate in questo modo. Di sera col nodo dietro mettete lo scialle al contrario, è spettacolo, cioè questo è proprio bello, mi piace. Così ho un vestitino nero e lo voglio mettere in questo modo qui una sera, ecco, me lo faccio annodare dietro. No, no, mi piace tantissimo. Allora vi dico che questo scialle è lo scialle arabesque, vi lascio il link sotto. Allora, questo filato, molte di voi hanno detto è una matassina, mi si impiccia il filo, perché io poi vi ho fatto vedere come bisogna fare, si tagliano i due fili, si mette in un certo modo, insomma vi ho fatto vedere tutto come va fatto, però molte di voi ci devo fare poi il gomitolo, non mi va. Allora, con che cosa lo possiamo sostituire? Rullo di tamburi, lo zefiro. Sostituitelo casomai, anche se è un filato completamente diverso, perché questo ovviamente ha questi spruzzi di colore fantastici. Io ve lo voglio far vedere bene se si vede. Eccolo qua. Questo mi sembra che sia il color Never, me lo ricordo perché l'ho lavorato con amore questo scialle. È di un'eleganza incredibile, ma proprio anche il filato. Per cui vi piace quel punto, vi lascio sotto il adesso fa caldo, vi lascio sotto il sia il filato e diciamo insomma tutorial. Questo per me è stato un pochino sottovalutato, forse perché molte di voi per il filato succede per il filato e hanno avuto questa cosa. Vabbè, comunque, non è un problema, si può sostituire con lo zefiro, con un filato che preferite, con un filato con un filo di Lurex. Certo, è diverso, questi ha questi, diciamo, spruzzi, queste sfumature di colore, e ci sono anche altri colori, eh. E questo mi è piaciuto veramente tanto, tantissimo. Quando l'ho visto, ho detto, ma l'ho fatto io? Perché diciamo i scialle, io non sono amante dei scialle, ma questo è mio. Lui nasconde, perché se vedono adesso le mie sorelle arrivano e dicono: "Ma mi dai quello scialle?" No! Poi dopo gli dico di sì, allora lo nascondo. Non glielo do. No, davvero fanno così, eh. No, ma a me mi piace, prendilo. Oppure apri l'armadio, prendono quello che vogliono, è giusto. Ah, mi piace questa cosa, mi piace tantissimo. Però questo lo nascondo, lo metto dentro una borsa, ma poi mi prendono la borsa di sicuro. Allora, per quanto riguarda l'amigurumi, allora io ho utilizzato, mi avete chiesto, ma utilizzi solo questo di filato? Sì, il velluto, che per l'amigurumi sia perfetto, super perfetto. Ma facciamo un amigurumi grande, non facciamo gli amigurumi quelli piccolini in cotone, assolutamente no. Facciamo una cosa molto semplice, veloce da regalare, e poi faremo qualche progetto anche per Natale, insomma ci andiamo un po' a sbizzarrire. E filati di scout, per quanto ne so io, arriveranno tanti, poi tanti altri colori, riforniranno insomma i colori, che ce ne sono tantissimi. Si vendono in pacchi da 500 grammi, e per cui prendiamo i colori, ecco, già quando si prende il panna un beige, ci prendiamo un colore, alterniamo, voglio creare insomma, no? Per cui questa cosa mi piace tantissimo. Poi nel tutorial, allora, ah, ecco che volevo dirvi, per quanto riguarda extra fine, diciamo la lana merino, avevo pensato color vino, sempre nel tutorial che ho, nel video che ho fatto venerdì, vi lascio anche il video sotto. Avevo pensato di fare il top down punto stella rilievo, quello che ho fatto la pochette rosa con la fettuccia Dorotea. Oggi ricordo tutto, è incredibile, vado a 5.000, 20.000, non si sa. E per cui avevo pensato, visto che il top down me l'avevate chiesto,
possiamo fare con la lana merino il top down. Io già comincio a fare qualche calcolo, siccome è un filato molto fino, ci vuole tempo. Io mi faccio qualche avvio tra un progetto della settimana semplice e un progetto che è più complicato. Quando è un po' più, diciamo, più facile il progetto, mi avvio anche l'altro. E invece lo farei con la lana merino. Invece con c'era un altro filato, adesso non ricordo il nome. Ecco, mi sono fatta i complimenti. Mi sono fatta i complimenti. Ops, il rasato. Vabbè, 50 grammi lana merino e 50 grammi, ricordo la composizione, 50, il 50% di acrilico, quello che comunque ha, diciamo, più si lavora con l'uncinetto 6. Andiamo a lavorare quello blu, il rasato, ecco, il rasato, e andiamo a lavorare, direi, un qualcosa o appunto brioche, se per voi va bene. E facciamo un giacchino con e l'altro possiamo fare un maglioncino. Vedete un pochino voi, possiamo farlo anche un maglioncino, e invece l'altro lo facciamo con un giacchino. Detto questo, stavo pensando ancora, a parte i due corsi che ci saranno quest'inverno molto importanti. Lo dico, due corsi, spero di finire perché lo sto scrivendo, sto vedendo tutti i passaggi che siano giusti, eccetera. E quanto chiacchierò oggi? Oggi, se facciamo la live, non lo so, preparatevi 5 ore di seguito, io ve lo dico. Infatti, della live me l'avete detto, ce l'ho una perché non ancora ci sono le live fisse, perché questo periodo non mi sento sicura di realizzarle, perché ho paura che poi non le posso fare per motivi che poi, a parte, va bene, devo decidere ancora i giorni, però alle volte mi succede di non stare proprio al 100%, 100%, 100%, poi vi spiegherò. E tutto ok, non ho nulla, niente di preoccupante. Purtroppo succede che se poi mi prende quel dolore che non deve arrivare, io devo rimandare la live, e quello proprio a me non va. Non va, cioè mi dispiace, e quella è una cosa che io non voglio fare, per cui prendere l'appuntamento fisso significa che io devo essere in diretta quel giorno in quell'ora, e a livello così mi sento un po' insicura. Vediamo un attimino le ultime cose che devo fare, e le risposte eccetera, però insomma poi vi racconterò, niente di preoccupante assolutamente. Allora, poi detto questo, abbiamo il posita color meraviglioso. Questo abbiamo, allora qui mi risulta, eccolo, ecco il color un po' più leggermente più verde, risulta è più verde, più verde. Vediamo se mi avvicino. No, risulta blu. No, no, non è il colore reale, ve lo dico, che risulta proprio un azzurro. No, è con il verde, per cui è un verde. Questo è acqua marina, vi ho detto tutto, non riesco proprio. Oggi questo colore me lo prende in questo modo. Vediamo, cambiando colore, può essere che io ho sbagliato la luce, infatti l'ho sbagliata. Vediamo, vado a cambiare. Cambio. Ecco qua. Eccolo. Già ci siamo un pochino, sì. Un pochino sì, ecco qua. Avevo sbagliato la luce, avevo messo quella calda, che quella calda non la devo mettere per farvi vedere bene i colori, assolutamente. Per cui. Allora, detto questo, di questo qui vediamo a fare qualcosa di diverso con mattonelle, visto che poi abbiamo da fare anche il giochino. Io vi ho detto di tutto e di più. Cosa ci sarà? Penso che fino alla fine di settembre faremo questi progetti. E poi qualche borsa, mi avete chiesto quella della Miu Miu che vi ho fatto vedere dalle 3, avete scelto quella che è arrivata oltre il 50% di richieste. La possiamo fare forse con il filato, con lo stesso cordino che ho utilizzato per la borsa fiore, quella che è che ricorda molto la Dior, ecco. Allora, ho detto di tutto e di più. Adesso ho anche le luci giuste, prima avevo le luci sbagliate, infatti ero più pallidina. Vabbè,
più pallidina, ma io vabbè, io mi sbaglio sempre. Allora, oggi ho gesticolato tantissimo perché veramente ho sempre voglia di raccontare, di dire, di fare e sono piena di cose perché poi sistemo il blog sta andando veramente molto bene e ho una scaletta della giornata molto molto attiva. E siccome poi inizia la stagione dove avrò poco tempo, tutte le cose dove ho degli errori, dei problemi, li voglio risolvere nel mese di agosto. Per cui non faccio progetti super complicati fino al mese di agosto. Poi a settembre iniziamo con i giacchini, perché i giacchini sono quelli che si, come abbiamo fatto l'anno scorso e gli altri anni, a settembre andiamo un po' con i giacchini, cotone, misto, poi lana merino, insomma, poi iniziamo con la stagione che io amo, amo di più, che questo caldo non si sopporta più. Io poi quando fa veramente freddo, sinceramente, non ho questi problemi che mi copro fino qui. Per cui mi va bene, ma d'estate va troppo, cioè quest'anno ho proprio esagerato, esagerato. Allora, io mi sono scritta tutto, per cui domani sorpresa, vediamo oggi quello che finisco prima, per cui abbiamo questi due progetti questa settimana e facciamo questi due progetti, vediamo domani quale. Perché comunque mi dispiace che ha nipotini e lo vuole realizzare da un pochino di priorità. Spero di finirlo entro oggi perché l'avevo iniziato, poi ieri ho detto no, va bene, ok, no, lo faccio, ma insomma non è piccolissimo, per cui. Allora, io diciamo, le novità, mi avete chiesto, ma allora ci saranno novità, eccetera. Sì, lo so, mi è stato detto da Chiara, le novità ci saranno, ma si rimanda tutto insomma a settembre. Io non ho detto nulla, non ho detto niente, però insomma a settembre. Allora, io vi saluto, un bacione con uno scrocchio mega mega galattico questa volta a tutte voi, vi auguro una buona domenica, aspetto i commenti che insomma ci chiacchieriamo un pochino insieme oggi, mi fate compagnia mentre finisco il tutorial, tanto oggi sono in casa e finisco il tutorial. Un bacione a tutte e ci vediamo domani con un tutorial come al solito quale, boh, quale sarà, non si sa. Un bacione.